parliamo con Martina Biava. Finalmente ha un volto la pagina sportiva di Radio Brusa sul calcio Brusaporto. È fatta e curata appunto da Martina. E quindi hai un volto finalmente. Sì. Buonasera Marti. Buonasera. Tutto bene? Sì. Un po' agitata. Sei un po' agitata, ti vediamo un po'. Ma tranquilla, cioè siamo qua a parlare del tuo pane praticamente, che è quello che sei meglio, che è quello del calcio Brusaporto. Siamo reduci da una partita importante, che è stata quella del calcio Brusaporto, che si è giocata a Cremona in trasferta contro la Louisiana, che non è uno stato degli Stati Uniti, no, ma è in provincia di Cremona. Sì. E partita che il calcio Brusaporto ha vinto 2-0, com'è andata? No, è andata bene, è stato un risultato molto importante per noi, perché grazie a questa vittoria abbiamo ottenuto il tanto atteso posto in zona playoff e adesso siamo quinti in classifica e nulla, è l'obiettivo che abbiamo quest'anno di entrare nei playoff. Ed è stata una vittoria fondamentale per noi quella di domenica. Esatto, perché se guardiamo appunto la classifica possiamo vedere che il Brusaporto si trova al quinto posto, sì, con a pari merito, esatto, con la Governolese. Solo che per scontri diretti ovviamente siamo sotto, sì. Però come possiamo vedere nella zona playoff ci sono tranquillamente quattro squadre a quattro punti, sì. Quindi, quindi il nostro obiettivo adesso è raggiungere il secondo posto, perché vabbè, il passaggio diretto alla Serie D è praticamente impossibile, mm-hmm, perché la Drense quest'anno ha giocato un campionato fino adesso perfetto, quindi l'obiettivo che abbiamo è raggiungere il secondo posto e appunto che dista da noi 4 punti, perché adesso attualmente vi è il Calvina 36 punti, quindi è assolutamente fattibile raggiungere il secondo posto. Quindi l'obiettivo da adesso fino alla fine della stagione sarà questo. E il appunto, poi stavamo guardando la classifica, ricordiamo che il Brusaporto gioca in Eccellenza, sì, quindi il passaggio successivo sarebbe la Serie D. Esatto. E poi vediamo che ad esempio nella zona, cioè vediamo la Castellana, Castel Goffredo, che ormai è praticamente ormai spacciata, sì, a 4 punti, quindi sarà retrocessa, sì, di sicuro, sì, sì. E poi anche comunque in zona playoff, almeno dal terzultimo posto in su, c'è una bella lotta anche lì. Sì, infatti anche domenica incontriamo il Vobarno, che attualmente è fuori zona playoff, mm-hmm, però ha 26 punti, la classifica è molto corta dal secondo posto in poi ed è stata una classifica corta dall'inizio del campionato, a parte la Drense che è partita subito, uh-huh, e di fatto è la capolista meritata, poi il resto sono squadre che più o meno uno o due punti siamo tutte lì, quindi il secondo posto è fattibilissimo e raggiungibile. Esatto. E poi invece questo fatto che volevo chiederti molto interessante, mm-hmm, perché il calcio Brusaporto ha avuto un inizio che era abbastanza preoccupante, sì, mentre invece poi durante il campionato ha proprio svoltato. Cosa, sì, è successo? La svolta, un po'? Dobbiamo ringraziare comunque il mercato di novembre, che ha portato diversi giocatori, tra cui Aldo Ferrari, che è stato fondamentale nelle ultime partite, ha segnato un sacco di gol, ha fatto una marea di assist e ci ha permesso di raggiungere il quinto posto in classifica, quindi grazie al mercato di novembre vi è stato il salto di qualità. Probabilmente se fossimo partiti subito così di sicuro saremmo in lotta diretta con la Drense e il sogno della Serie D del nostro compianto presidente Comotti, probabilmente se fossimo partiti subito così l'avremmo raggiunto, mm-hmm, però sarà l'obiettivo sicuramente dell'anno prossimo. Perfetto, questa l'abbiamo vista anche prima in grafica la classifica. Quindi obiettivo secondo posto in questo momento. Secondo posto che non vuol dire passaggio diretto, no, in Serie D, no, ma devi affrontare i playoff, sì, esatto. Perché secondo... incontrare le prime 5, sì, esclusa la prima in classifica, esatto, degli altri gironi. Mm-mm, esatto, proprio così. Quindi, prossima partita del Brusa, quale sarà? Vobarno in casa. Mm-hmm. E niente. E speriamo bene, incrociamo le dita ovviamente. Di mantenere questo atteggiamento positivo, questa grinta nel vincere e portare a casa il risultato. Esatto, partita ovviamente seguiremo in diretta, ovviamente. E poi avremo ovviamente, sì, dalla nostra la inviata cronaca, tutta la cronaca. Perfetto, va bene, grazie Marti. Grazie a voi. E in bocca al lupo allora al Brusa per questa stagione con la nostra inviata Martina Biava.